due amatissimi cantanti che sono diventati famosi grazie ad Amici starebbero preparando un duetto per gareggiare nel prossimo Sanremo, dove potrebbero trovare anche LDA insieme a suo padre Gigi D'Alessio. Il 19 ottobre si sono svolte le registrazioni della puntata di Amici che verrà trasmessa nel pomeriggio di domenica 23 ottobre. Per quanto riguarda il ballo, gli alunni hanno avuto l'onore di essere giudicati da Veronica Abbagnato, che sicuramente sarà piaciuta anche ad Alessandra Celentano. Al primo posto ha messo Ramon, Maddalena e Samuel. Amici. La conduttrice Maria De Filippi, foto Mediaset. L'ex étoile di danza classica ha relegato in fondo alla classifica Mattia ed Asia, a cui ha dato voto 5, cioè insufficiente. Nonostante ciò, sembrerebbe che Raimondo Todaro abbia riconfermato la maglia a Mattia. Anche il cantante Nek, che ha giudicato la gara di canto, ha messo tre persone sul podio, Niveo, Aaron e Piccolo G. Amici, due alunni preparano il duetto per Sanremo? Tra Nek e NDG sembrerebbe essersi aperta una polemica. L'alunno sarebbe infatti finito in fondo alla classifica della gara di canto perché avrebbe cantato solo per se stesso. Subito dopo, Mattia avrebbe avuto l'occasione di riscattarsi dall'ultimo posto assegnato dall'Abbagnato vincendo uno stage insieme a Sebastian nella gara di improvvisazione. Amici. Uno dei tanti duetti di Alex Wiz e Sissi Cesana che lo scorso anno hanno fatto sognare il pubblico, foto diritti d'autore Mediaset. Anche Rita, come NDG, si è trovata ad affrontare i suoi problemi legati all'espressività. Li ha superati a pieni voti, ed ha anche surclassato nella sfida Chiara Porchianello, un'amica di Giulia Stabile. Come rivela www.ilvicolodellenews.it, c'è stato anche il tempo di mostrare il bacio fra Maddalena e Mattia durante le prove, i due hanno confermato di piacersi. L'ospite più atteso della puntata del 23 ottobre, l'indiscrezione l'ospite ed il momento più atteso della puntata di Amici che verrà trasmessa il prossimo 23 ottobre è sicuramente il ritorno di Alex Wiz. Lo scorso anno, dove sono stati scoperti diversi talenti, si era classificato secondo dietro a Luigi Strangis ed adesso si è ripresentato negli studi Mediaset per promuovere il suo prossimo tour musicale. Alex Wiz e Sissi Casarana, che si sono conosciuti ad Amici 21, stanno preparando un duetto per Sanremo? Foto Instagram. Secondo numerosissime indiscrezioni non sarebbe solo LDA insieme al padre Gigi D'Alessio a volersi esibire a Sanremo. Anche Alex Wiz avrebbe inviato un provino ad Amadeus, l'ex alunno di Amici, però, vorrebbe esibirsi in un duetto. Lo scorso anno era nato un feeling artistico molto particolare con Sissi, e lui vorrebbe ricreare di nuovo quella magia. Ecco l'esibizione di Alex e Sissi in scello ad Amici 21 che ha incantato il pubblico, ci sarà la possibilità di rivederli in un duetto a Sanremo 2023?